Eccolo, eccolo. Oh, eccoci! Ciao Simone! Ciao, eccoci! Ma perché c'hai la mascherina a casa? Levatela! Ma non si sa mai, dai, sei sicuro? Sei a casa? Vabbè, mi fido, eh. Ciao! Ciao! Ma se non mi senti bene, usa le cuffie. Sì, aspetta. Quelle sono le cuffie? Le una, mono, dai. Vabbè, tutto a posto, sì, stai bene? Sì, oddio, aspetta, eh. C'ho 37, c'ho 33! Ma 33 no, sei morto, 35 sarai, 36. Beh, io comunque lo misuro ogni mezz'ora, poi vedo come sto. Mi pare che sei in linea con il gioco che ti devo spiegare. Sono curioso. Pandemic, questa è una delle prime versioni, le prime scatole, si chiamava Pandemia, ma adesso viene distribuito con Pandemic, è un gioco cooperativo molto famoso che dura su per giù 45 minuti, un'ora. E Ci piace. adesso te lo spiego. Sei Ok, pronto? pronto. Spero che mi senti Sento bene. benissimo, c'ho la cuffia. Benissimo. Ciao amici! Ciao Simone, sono io sempre. Ciao Dario! Senti Simone, io ho già fatto un setup. Tutti i giocatori iniziano da Atlanta, dove c'è già una stazione di ricerca. Ognuno ha dei personaggi che hanno delle particolarità. Io inizio con il coordinatore e tu inizi con il medico. Tieni. Bravo. Medico! Poi ognuno gioca con quattro carte. Queste sono le tue quattro carte. Tieni. Anch'io prendo quattro carte. Invece in tre giocatori si gioca con tre carte, in quattro giocatori si gioca con due carte. Allora, il gioco è semplice. Ogni turno di gioco per ogni giocatore ci sono tre cose da fare. Una è giocare quattro azioni, l'altra è pescare due carte dal mazzo giocatori e poi l'altra è contaminare le città. Ma No, siamo noi che contaminiamo. non siamo noi che contaminiamo, è il gioco che contamina. No, no, no! Non contamina davvero! Ah. Leva, leva! Intanto ci sono le quattro azioni che devono fare i giocatori. Alcune sono di movimento, cioè guidare e navigare, cioè spostarsi da un posto all'altro. Ogni spostamento è un'azione. Poi il volo diretto è scattare la città per muoverti in quella città. Ad esempio dico Bangkok e L'ho! vai a Bangkok se la scatti. Se invece sei, che ne so, a Hong Kong, puoi fare il volo charter. Non ce l'ho. E che ne so, a Shanghai invece? Sì. Ok, scatti. E da Scatto. Shanghai però vai dove vuoi. Oppure c'è la possibilità di spostarsi da una stazione di ricerca a un'altra stazione di ricerca Ok. e quello si chiama volo in navetta. Poi, a parte i movimenti, ci sono altre azioni. Una è costruire una stazione di ricerca, un'altra è scoprire una cura, cioè scattare dove c'è una stazione di ricerca, 5 carte dello stesso colore. La malattia di quel colore lì verrà curata. Nel caso in cui non ci fossero più cubetti di quel colore sul tabellone, quella malattia sarà debellata Buono. e perciò. Sì. Nel caso in cui si dovesse girare una carta contaminazione di quel colore, non succederà nulla. Poi c'è arginare una malattia, cioè andare in una città, elevare un cubetto, un solo cubetto, quella nazione, però puoi farla più volte, un solo cubetto di una malattia da quella città. Nel caso in cui però una malattia fosse curata, puoi elevare tranquillamente con un'azione tutti i cubetti di quella malattia. E poi c'è condividere le conoscenze. Se siamo nella stessa città, ci si può scambiare quella carta di quella città. Cioè io la posso prendere da te o tu la puoi prendere da me nella mia azione. Tipo se noi fossimo nella stessa città Allora, adesso. sì, tipo, se ci fosse Roma, Sì. no? Io potrei andare da te e darti Roma. Oh! Capito? Bellissimo! Ma torno a Sì. Delhi. Ciao! Poi, come continua il gioco? Si prendono due carte del mazzo giocatori che solitamente ha città o delle carte evento. Che ti danno delle azioni bonus principalmente, oppure ci potrebbe essere un'epidemia. Ma Vedi? Vedi? l'epidemia come funziona? Si incrementa il livello di contaminazione. Poi c'è la contaminazione vera e propria, cioè si prende l'ultima carta del mazzo e si mettono tre cubetti del colore su quella città, di quel colore lì. E poi c'è l'intensificazione, cioè si prendono le carte che erano nella pila di scarti, si mischiano e si mettono pronte a essere tirate fuori dal mazzo contaminazione. E subito c'è la contaminazione delle città. Che cosa vuol dire? Vuol dire girare tante carte, quanto è il livello di contaminazione? All'inizio è 2, si arriva fino a 4 e si mette un cubetto di malattia per ogni città che si gira, della malattia del colore di quella città. In qualsiasi momento, se una città ha tre cubetti di quel colore e vuoi aggiungerne un altro, scoppierà un focolaio. Perciò si sposterà il segnalino un focolaio e tutte le città adiacenti avranno un cubetto di quel colore e potrà esserci anche un'epidemia di focolai. Il gioco finisce se il segnalino focolaio arriva alla fine o se un giocatore non può pescare più a
altre due carte, cioè se il mazzo giocatore è finito, oppure se un giocatore non può più mettere cubetti di un colore sulla plancia perché i cubetti già sono tutti sulla plancia. In questi tre casi il gioco finisce e i giocatori hanno perso. Invece si vince se si curano, non che se si debellano, ma anche se solo si curano, tutte e quattro le malattie. C'è un nome queste malattie? C'è un Covid! Ah, lo vedi che c'è? Mannaggia. L'ultima cosa che non ti ho detto è che ci sono vari ruoli. I ruoli fanno sì che ogni personaggio abbia delle particolarità. Poter arginare una malattia levando più cubetti, come fa il medico, oppure scoprire una cura non utilizzando 5 carte ma 4, se poter condividere conoscenze anche se a distanza, insomma tutti i bonus che possono migliorare di volta in volta. Sì, tu sei il medico, io levo tutti i cubetti, tutti i cubetti. Adesso come va? Stai bene? 33. No, volevo sapere non che se stai bene, cioè se hai capito tutto. No, sì, tutto chiarissimo. Ok? Allora Simone, io ti ho spiegato pandemia. Ciao amici! Che? Spero stiate tutti bene. Speriamo stiano bene. Allora, di Matt Leacock. Leacock. No, lui sa come si chiama? Lui e la madre, mi sa. Ecco, ma si denunciano. Chi? Lui e la madre? Tutti e due insieme con la cattiva. Basta che denunciano Dani Goblin, non a caso dei Dani Goblin. Denunciate Pupina, amici! Comunque, Pandemic è un gioco edito da Z-Man Games, che in Italia è stato pubblicato da State Libri, da Asterion, e l'ultima edizione, il 10° anniversario, da Asmodee Italia. Penso che quest'ultima edizione, forse ti ricorda qualcosa, è una valigetta di metallo azzurrina. No. Sei sicuro? Non ti ricordi? Tipo, potrebbe avercela tuo fratello? Mio fratello fa il dottore. No, tuo fratello fa l'ingegnere, quello è il gioco. Mio fratello fa il dottore e c'ha la valigetta, scritto Pandemic. Vabbè, comunque Pandemic è un cooperativo che dura 45 minuti, un'ora, per 2-4 persone. Aspetta, non ti sento bene, mi davo la cuffia. Dico, ti è piaciuto? Molto, la prossima volta facciamo fresco? No, non facciamo fresco, facciamo Pandemic, no? Denunciate Pupina! Denunciate Pupina. Devo guardare lì? Sì, amici.